10 anni fa ha inizio la guerra in Iraq. Ci è stato detto che era necessario neutralizzare le armi di distruzione di massa di Saddam Hussein. Il programma di sviluppo di armi di distruzione di massa non è stato dismesso. In realtà è attivo tuttora. Secondo il premier inglese Blair, le prove fornite dall'intelligence sono schiaccianti. In realtà non lo sono affatto. Le presunte informazioni prese per oro colato si sono rivelate fasulle. È in possesso di piani concreti e attivi per l'uso di armi chimiche e biologiche, che potrebbero essere attivate entro 45 minuti. Ha detto di aver visto le armi? No. Il regime iracheno sta complottando da un decennio per produrre antrace, gas nervino e armi nucleari. La sensazione era che si dovesse trovare per forza qualcosa. Al governo sono arrivate solo informazioni scadenti. Tutte le altre sono state completamente ignorate. Oggi siamo in grado di mostrarvi quante di quelle informazioni fondamentali erano basate su bugie e semplici congetture. Perché si è inventato una storia simile? Credo volesse trovarsi una nuova casa. Sono state informazioni inattendibili, falsificate da spie come quest'uomo, a scatenare la guerra. Mi ha chiamato su una linea sicura e ha detto che stava mentendo, che per lui era tutto inventato. Una guerra fondata su menzogne. La fonte era un testimone che era presente durante la produzione di un agente biologico. Lei era presente? No. Abbiamo descrizioni di prima mano di fabbriche di armi biologiche che si spostano su ruote. Non c'era nessun laboratorio mobile? No. No, se lo è semplicemente inventato. Sì. Vi riveleremo come mai l'intelligence britannica e americana hanno fallito clamorosamente. Il problema è che siamo entrati in guerra con l'Iraq per una bugia. Una bugia che si è inventato lei. Yes. Le spie che hanno ingannato il mondo stavano raccontando a Downing Street e alla Casa Bianca quello che volevano sentirsi dire, che Saddam nascondeva da qualche parte nel deserto armi di distruzione di massa. Ma appena 6 mesi prima dell'invasione, emerge un'informazione che potrebbe fermare la guerra. La storia comincia a Parigi. La fonte è unica. La più vicina a Saddam che i servizi occidentali siano mai riusciti a cooptare. Un ministro del suo governo. È un contatto dell'intelligence francese. Il tramite è un intermediario affidabile che in passato ha lavorato per i transalpini e che conosce bene il ministro. I francesi decidono di passare il contatto al capo della sede della CIA di Parigi, Bill Murray. Mi è stato detto che la fonte stava meditando di lasciare il regime di Saddam Hussein, che stava cercando di fuggire e che aveva diverse informazioni che era disposto a rivelare. Che ruolo aveva questa fonte? Era uno dei principali membri del governo di Saddam Hussein. Dunque sembrava una persona molto interessante con cui valeva davvero la pena di parlare. L'intelligence francese mette Bill Murray in contatto con l'intermediario, un giornalista arabo a Parigi. Che cosa le ha chiesto l'intermediario? $1 milione anticipati. La somma richiesta è enorme, ma lo è anche il potenziale valore della fonte. È il ministro degli esteri iracheno, Naji Sabri. Difenderemo la nostra terra e il nostro popolo. Ho anticipato all'intermediario una certa somma di denaro. Non dirò esattamente quanto. Bill Murray consegna all'intermediario $200,000. In contanti? In contanti. Da usare per coprire le spese, per dimostrargli che facevamo sul serio e per acquistare alcuni articoli che erano destinati alla fonte. È stato lei in persona a consegnare il contante all'intermediario? Sì, sì. E come, in una valigetta o in una busta di carta? Non me lo ricordo, a dirle la verità. Probabilmente sì, era una busta di carta.
Alla fine riusciamo a rintracciare l'intermediario a Parigi. Da quanto ci risulta, nega di aver ricevuto del denaro. Il suo nome è Nabil Moghrabi. Chiede 10.000 euro per un'intervista. Rifiutiamo. Bill Murray consegna all'intermediario alcune domande per il ministro degli esteri iracheno. Alcune riguardano le armi di distruzione di massa. L'intermediario incontra il ministro a New York 6 mesi prima dell'invasione e solo una settimana prima che il governo britannico pubblichi il suo dossier che giustifica l'entrata in guerra. Bill Murray ottiene le risposte alle sue domande e viene concordato un segnale segreto per dimostrare che la fonte, Naji Sabri, sta collaborando. L'intermediario si è fatto fare un paio di completi su misura per la fonte, che ne ha indossato uno quando ha tenuto un discorso alle Nazioni Unite. La conferma della relazione tra l'intermediario e la fonte faceva parte dell'accordo. Quando ha visto la fonte, il ministro del governo di Saddam, indossare il suo nuovo vestito, cosa ha capito? Che era il suo vestito nuovo. Signore e signori, dichiaro qui alla vostra presenza che l'Iraq... Mi faceva capire che non stavano mentendo, che si erano incontrati davvero e avevano scambiato il materiale. E che i funzionari americani stanno manipolando le informazioni. Murray non può incontrare il ministro, quindi l'intermediario lo ragguaglia sulle reali possibilità di Saddam. La CIA insiste, le informazioni dimostrano che Saddam ha armi di distruzione di massa. Murray afferma che il suo rapporto è stato usato solo in parte. Aveva delle armi chimiche, delle rimanenze dei primi anni 90. Aveva preso questi stock e li aveva distribuiti a diverse tribù che gli erano leali. Aveva intenzione di ottenere armi di distruzione di massa, chimiche, biologiche e nucleari. Ma dal rapporto emergeva con chiarezza di cosa disponeva in quel momento e di fatto non aveva niente. Avete informato gli inglesi? Gli passavamo tutte le informazioni di cui disponevamo. Dunque devo presumere che sapessero tutto. Abbiamo chiesto un'intervista a Naji Sabri, ma non l'ha concessa. In una dichiarazione afferma che l'intera storia è stata totalmente inventata. Ha confermato di aver incontrato un giornalista arabo a New York, ma contesta la ricostruzione dei fatti. Dunque, l'amministrazione Bush avrebbe semplicemente ignorato queste informazioni segrete del ministro degli esteri iracheno sulla base di ciò che sosteneva? Non erano contenti. Mi hanno detto che non erano contenti. Perché? Non ci credevano. Mi hanno detto che le informazioni sulle armi biologiche non corrispondevano alle informazioni della, virgolette, nostra fonte migliore. È stato solo più tardi che ho saputo della storia di Curveball. Curveball. Il nome in codice della migliore fonte dell'intelligence americana. Questa oscura figura trasformerà le informazioni sulle armi di distruzione di massa. È un rifugiato iracheno con prove di prima mano che l'Iraq sta producendo armi biologiche letali. La storia che si inventa ha inizio nel campo per rifugiati di Zirndorf, alla periferia di Norimberga, in Germania. Arriva qui alla fine del dicembre del 1999, in fuga dal regime tirannico di Saddam, alla disperata ricerca dell'asilo politico. Siamo riusciti a rintracciarlo in una piccola città tedesca. Il suo vero nome è Rafed al-Janabi. Temendo per la sua vita, è scomparso dalla circolazione alla ricerca dell'anonimato e della salvezza. Il mio sogno non era soltanto mio, ma il sogno di molti iracheni. Vedere Saddam Hussein estromesso dal potere in Iraq. A Zirndorf le generalità di al-Janabi vengono inserite in un file, ma visto che i suoi trascorsi destano un certo interesse, viene interrogato dall'intelligence tedesca. L'uomo mi ha detto: ci risulta che lei sia un ingegnere chimico e questo interessa al governo tedesco. Questa è la prima intervista televisiva che il capo dello spionaggio tedesco ha mai concesso su Curveball. All'epoca era molto difficile ottenere informazioni confidenziali dall'Iraq. Per noi era molto importante
poter disporre di una persona che aveva preso parte a questo programma e dunque rappresentava una fonte preziosa. Non sapevamo se questa persona fosse bugiarda o se dicesse il vero. E se diceva la verità, allora la questione era molto seria. Anni di ispezioni dell'ONU hanno dimostrato che Saddam mentiva e che aveva occultato i suoi letali agenti chimici e biologici. Erano stati prodotti in enormi tini e fermentatori come questi. Curveball sostiene di aver lavorato in questa fabbrica di granaglie a uso agricolo. Ho lavorato in quello stabilimento per circa 7-8 mesi. Almeno questo corrisponde al vero. Rafed intravede la possibilità dell'asilo politico e di un compenso. Con dei disegni, Rafed spiega ai suoi interlocutori tedeschi che è stato coinvolto nello sviluppo di laboratori biologici mobili con fermentatori montati su camion. Mi hanno dato l'opportunità di dire quello che volevo. Molte informazioni che sono state rivelate all'intelligence tedesca erano estremamente dettagliate e sono state verificate. I servizi di spionaggio tedeschi passano agli americani più di un centinaio di rapporti top secret sul caso Curveball. Gli americani vogliono incontrare Curveball faccia a faccia e verificare di persona la sua credibilità. Ma i tedeschi rifiutano in modo categorico. Ci ha detto che non voleva incontrare gli americani. Se non era disposto a incontrare gli americani o chiunque altro, era giusto accontentarlo. Secondo i tedeschi, gli americani non gli piacevano, non conosceva l'inglese, parlava solo arabo e tedesco e voleva parlare solo ai tedeschi. Ma c'è anche un'altra ragione. I tedeschi temono che gli americani possano sopravvalutare le informazioni di Curveball. La situazione era delicata. Non sappiamo cosa avrebbero fatto gli americani con quelle informazioni. Era al di là del nostro controllo. Dunque la decisione era chiara: dategli tutte le informazioni, ma non l'accesso diretto. Verso la fine del 2000, la storia di Curveball comincia a mostrare delle crepe, quando i tedeschi si rendono conto che ha mentito su alcuni dettagli della sua ricostruzione. Le immagini satellitari confermano questi dubbi. Le foto contraddicono la descrizione del sito nel quale ha lavorato nei pressi di Baghdad. L'uomo ha parlato di enormi camion con rimorchio che escono ed entrano in continuazione dal magazzino più esterno. Ma le immagini satellitari dimostrano che per degli auto articolati sarebbe impossibile effettuare quella manovra. Oltretutto, sul tragitto c'è un muro alto 2 metri. La malafede di Curveball è ben nota al suo ex capo e amico intimo. Entrambi erano presenti ai rispettivi matrimoni. Ci siamo frequentati a lungo. E sapevo che quell'uomo è un bugiardo compulsivo. Un bugiardo compulsivo. Perché dice che è un bugiardo compulsivo? Perché si inventa sempre delle storie. È una spia. È un truffatore. Ha provocato un disastro per il mondo intero, non solo per gli iracheni. Dopo un anno di interrogatori con Curveball, l'intelligence tedesca decide di mettere fine ai loro incontri regolari con la fonte. All'inizio del 2001 Curveball è caduto in disgrazia. Cucina degli hamburger in questo fast food nei pressi di Norimberga. Ma un evento drammatico sta per cambiare tutto e proietterà ancora una volta Curveball sotto i riflettori. L'11 settembre offre al presidente Bush un'opportunità che sta aspettando da molto tempo. Rovesciare Saddam Hussein, che gli americani collegano erroneamente ad Al-Qaeda. Parliamo di un regime che ha qualcosa da nascondere al mondo civilizzato. Stati del genere
e i terroristi loro alleati costituiscono un asse del male che si arma per minacciare la pace nel mondo. E le affermazioni di Curveball ora sembrano troppo invitanti per poterle ignorare. L'informatore offre una conferma ai sospetti della Casa Bianca, ma i dubbi aumentano. L'intelligence britannico, l'MI6, invia un messaggio su Curveball alla CIA, che dice: alcuni particolari del suo comportamento sembrano tipici di individui che di solito consideriamo dei truffatori. Ciò nonostante, gli inglesi sono spinti a credere che una parte significativa dei suoi resoconti sia vera. Sin dall'inizio nell'MI6 c'erano delle perplessità e quando ha collaborato con noi ne è nato un dibattito. Mancavano le informazioni per fare delle verifiche. Curveball asserisce di aver assistito in prima persona alla produzione di agenti biologici. Ho assistito a incidenti nei quali è morta della gente e c'erano vagoni pieni di roba, camion. Erano descrizioni particolareggiate, ricche di dettagli, come il tipo di pompe e di valvole. Il problema vero è che stava raccontando quello che i servizi volevano sentirsi dire. Nonostante tutte le riserve, MI6 e CIA decidono di fidarsi di Curveball. E ben presto ricavano quelle che ritengono delle conferme. Un maggiore iracheno, un disertore, ha confermato che l'Iraq possiede laboratori mobili per la ricerca biologica. Questa è la seconda spia che ha ingannato il mondo. Un disertore iracheno dei servizi di intelligence di Saddam che riesce a riparare in Giordania. Questo maggiore si chiama Mohammed Harith. Offre i propri servizi a un gruppo di oppositori del regime in esilio, l'NIC, il Congresso Nazionale Iracheno. Il maggiore Mohammed Harith era un disertore iracheno che l'ANC ha individuato ad Amman, in Giordania. Voleva a tutti i costi lasciare la Giordania. Nabil Moussaoui viene filmato da una TV americana mentre parla col maggiore Harith. Il disertore sostiene che è stata sua l'idea di sviluppare dei laboratori biologici mobili. Il suo attuale grado? Maggiore. Racconta di aver comprato dei camion Renault e rivela quanti. 7. Ma gli americani hanno dei dubbi, perché la sua storia è molto complicata e non credibile. Sostiene persino di aver incontrato Osama Bin Laden. Il maggiore Harith viene sottoposto alla macchina della verità. Ma forse sorprendentemente supera la prova. Quando ha parlato dell'unità mobile, ecco, in effetti gli ho creduto. La sua storia era vera? Dimostrabile. Dopo il 2003? No. Inventata? Inventata. Allora come mai... Non c'erano prove. Perché si è inventato una storia del genere? Credo volesse trovarsi una nuova casa. Alla fine, la storia non convince né il Pentagono né la CIA. E nella primavera del 2002 viene diramata una nota di avvertimento in cui il maggiore Harith viene definito un truffatore. Gli americani si sono resi conto che il maggiore Mohammed Harith si stava inventando tutto, che era un bugiardo. Esatto. Ma le sue informazioni sono state usate. Usate, sì. Da... Come quelle di Curveball. Inesplicabilmente, come nel caso di Curveball, le informazioni del maggiore Harith vengono conservate e a un certo punto rispunteranno fuori. Ora c'è un terzo tentativo di ingannare il mondo, basato su uno scenario da incubo. Saddam potrebbe sviluppare armi nucleari. Saddam Hussein è deciso a mettere le mani su una bomba nucleare. Ancora una volta, la storia nasce da uno stuzzicante brandello di verità. Questa volta a Roma. Nel 1999 spunta fuori un'autentica lettera segreta secondo cui un ambasciatore iracheno starebbe pianificando una visita nel Niger, un paese ricco di uranio. Ma i fatti si trasformano subito in fantasie. Le fantasie riguardano quest'uomo, Rocco Martino, che nel corso degli anni ha avuto a che fare con i servizi segreti italiani e di altri paesi.
Gli piaceva considerarsi affascinante. Era molto misterioso. E in lui c'era, non so, qualcosa di sfuggente. Rocco Martino passa a Elisabetta Burba una serie di documenti che più tardi lei consegnerà all'ambasciata americana. Sembrava che potesse trattarsi della pistola fumante che in quel momento tutti stavano cercando. È una storia torbida. Quello che è chiaro è che Rocco Martino ha ottenuto quei documenti dall'ambasciata del Niger a Roma e a un certo punto viene coinvolto un agente dei servizi segreti italiani. Questi documenti sensazionali raccontano che l'Iraq avrebbe in programma l'acquisto di 500 tonnellate di uranio puro dal Niger. I documenti presentano la firma e il sigillo del presidente nigerino. I documenti sembrano genuini e comprendono anche l'originale della lettera autentica, ma ad un'analisi più approfondita si rivelano dei falsi grossolani. Erano pieni zeppi di ogni tipo di errori e lacune. Usavano il nome di un precedente ministro degli affari esteri, il ministro di un precedente regime. I sigilli del governo nigerino erano tutti disegnati a mano. Insomma, era un falso molto scadente. In precedenza, Martino ha cercato di vendere i documenti all'intelligence francese, ma i transalpini non abboccano. Eravamo molto scettici e non li abbiamo neanche segnalati ai servizi dei nostri alleati. Cosa ancora più importante, durante tutto quel periodo non abbiamo scoperto traccia di acquisizioni di uranio da parte dell'Iraq. I funzionari dell'intelligence francese vengono inviati nelle miniere di uranio del Niger per ben due volte a controllare e non trovano alcuna conferma. Brochant paragona la diffusione dei documenti a un contagio. Sono stati distribuiti ai servizi di intelligence di vari paesi, tra cui Francia, Germania, Regno Unito, e poi hanno attraversato l'Atlantico. E alla fine solo Stati Uniti e Gran Bretagna li hanno resi pubblici, perché probabilmente il loro sistema immunitario era più debole. La Casa Bianca approfitta immediatamente delle informazioni. Ancora una volta è proprio quello che vorrebbe sentirsi dire. La CIA esprime le proprie riserve, ma la storia del Niger continua a tornare a galla. La mia agenzia ha cercato più volte di smontare l'intera faccenda. Ci abbiamo provato ripetutamente, ma ecco, sembrava di giocare a schiaccia la talpa. Colpivi la talpa in testa e spariva, per poi rispuntare fuori da un'altra parte. Abbiamo contattato Rocco Martino tramite la sua famiglia, ma ci hanno risposto che era troppo malato per commentare o concedere un'intervista. Ha sempre negato di sapere che i documenti fossero dei falsi. Sarebbe da chiarire l'esatto ruolo dei servizi segreti italiani in questa storia, ma negano qualsiasi coinvolgimento. La giornalista che senza volerlo ha favorito la circolazione dei falsi si sente in colpa. Per quanto mi riguarda, ci sto molto male perché sono stata usata per giustificare una guerra che ha finito per causare migliaia o centinaia di migliaia di morti. L'MI6 britannico conferma la storia del Niger, basandosi non sui documenti falsi, ma su proprie fonti, tra cui delle intercettazioni telefoniche dell'Agenzia di Spionaggio Elettronico. L'inchiesta britannica sulle carenze dell'intelligence, presieduta da Sir John Chilcot, è in corso ormai da 4 anni. In via confidenziale, un funzionario di alto rango dell'MI6 si dichiara decisamente insoddisfatto dell'attività di spionaggio sul Niger. La storia dell'uranio del Niger in realtà è stata piuttosto inopportuna. Se i funzionari del servizio l'avessero avuta vinta, non avrebbe mai visto la luce.
Il defunto Brian Jones, che all'epoca è capo della sezione armi di distruzione di massa presso l'intelligence della difesa, è altrettanto categorico. Non c'erano indicazioni sul fatto che Saddam stesse per ottenere un'arma nucleare. Sapevamo che in passato le aveva cercate, ma non c'era mai stata alcuna indicazione sul fatto che le avesse acquisite o che fosse sul punto di venirne in possesso. Il presunto tentativo da parte di Saddam di acquistare uranio dal Niger rimane nei file di Washington e Londra, proprio come le informazioni di Curveball e del maggiore Harit. Ora, le spie che hanno ingannato il mondo hanno gettato le basi per il peggior disastro di intelligence a memoria d'uomo. Dal punto di vista politico, tutto procede rapidamente. 11 mesi prima della guerra, il premier inglese Blair incontra il presidente Bush nel suo ranch a Crawford, in Texas. Blair accetta di appoggiare un cambiamento di regime, ma solo se l'opzione dei negoziati ONU non darà risultati. In luglio, Sir Richard Dearlove, il capo dell'MI6 britannico, ragguaglia il primo ministro per la sua visita a Washington. Avrebbe dichiarato: adesso l'azione militare è da considerarsi inevitabile. I fatti e le informazioni sono stati adattati alle scelte politiche. La nostra impressione è che l'intelligence sia stata usata per giustificare una guerra. In realtà è stata una precisa scelta, una scelta nuda e cruda. Ma l'intelligence è stata usata per farla passare per una strada obbligata. Il capo di Stato Maggiore di Tony Blair, Jonathan Powell, sottolinea la fragilità dell'opinione pubblica e che il governo ha bisogno di una massiccia campagna di informazione. Vengono richieste ulteriori informazioni che possano essere presentate in un dossier studiato per la pubblicazione. Quando la data della pubblicazione si avvicina, all'MI6 arrivano tre nuove informazioni cruciali. L'incertezza non è più tale. Ora Saddam Hussein viene considerato in possesso di armi chimiche e biologiche. La più inquietante tra queste nuove informazioni è che le armi di distruzione di massa potrebbero essere lanciate nel giro di 45 minuti. È in possesso di piani concreti e attivi per l'uso di armi chimiche e biologiche, che potrebbero essere attivate entro 45 minuti. Ma da dove proviene questa informazione? Abbiamo appurato che probabilmente è stata trasmessa dal gruppo di oppositori iraniani del regime in esilio, l'INA, con base in Giordania. Il suo fondatore presiede una commissione militare che controlla cellule segrete di ufficiali dissidenti dell'esercito attive in Iraq. L'intera rete si fondava su legami molto stretti. Per esempio attraverso familiari per evitare la sicurezza di Saddam. E avevamo cellule in varie unità che ci passavano diverse informazioni. La prima volta che il gruppo del dottor Allawi riceve l'avvertimento sui 45 minuti è a metà degli anni 90, quando sta pianificando un colpo di Stato e teme che Saddam possa usare le sue armi sulle truppe a lui ostili. L'avvertimento proviene da un colonnello iracheno, un certo al-Dabag, un comandante di artiglieria a distanza nel deserto occidentale. Qual era l'informazione? Che nel giro di 45 minuti erano in grado di attaccare qualsiasi unità pronta a disertare. Con che cosa? Con armi chimiche. Il colonnello al-Dabag ha detto di aver visto le armi? No. In realtà, il colonnello al-Dabag dà per scontato che le scatole sigillate consegnate alla sua unità contengano agenti chimici o biologici e che siano armi a corto raggio da impiegare sul campo di battaglia. Dalle informazioni trasmesse dal colonnello, risultava chiaro che la storia dei 45 minuti si riferisse ad armi a corto raggio? Per me era chiaro, sì. In seguito, l'informazione viene passata dal colonnello al-Dabag a un suo parente, il generale di brigata Muhi, un ufficiale delle forze armate di Saddam. Lo abbiamo contattato, ma non ha voluto incontrarci.
Quindi il generale Muhi passa la notizia all'INA. Quando ha ricevuto la notizia sui 45 minuti, ha trasmesso questa informazione all'MI6? Credo che lo abbia fatto uno dei nostri ufficiali. All'MI6? Sì. Quando arriva a Londra, l'informazione è già di terza mano. Stranamente, l'MI6 non spiega che l'avvertimento sui 45 minuti proveniva da un gruppo di oppositori, anche se fidato. Si parla semplicemente di una fonte affidabile. Il giudizio del direttore della CIA, George Tenet, sulla storia dei 45 minuti messa in giro dagli inglesi non è lusinghiero. L'avrebbe liquidata come la stronzata dei 45 minuti. La notizia dei 45 minuti desta molta preoccupazione presso lo staff dell'intelligence del Ministero della Difesa. I loro esperti la definiscono vaga e ambigua. Parlava in modo molto generico di armi chimiche e biologiche. E questo lasciava subito intuire che chiunque fosse l'informatore non aveva niente di dettagliato. La prima inchiesta del governo inglese sull'uso delle informazioni riservate è presieduta da Lord Butler. Butler definisce l'avvertimento dei 45 minuti uno degli errori più gravi dell'intelligence, dal momento che implicava che l'Iraq rappresentasse una concreta minaccia per il Regno Unito. Era riferita a missili che al massimo potevano raggiungere le nostre basi di Cipro ed è questo che ha fatto sensazione. Credo che questo fraintendimento sia stato dovuto a un uso maldestro delle informazioni. Insolito, perché in gran parte dei casi le informazioni sono state gestite con grande professionalità, ma in quel caso sono rimaste vaghe. Inoltre, anche se l'MI6 sapeva che l'avvertimento sui 45 minuti si riferiva ad armi da battaglia e non a missili a lungo raggio, questa distinzione cruciale non viene mai menzionata nel loro rapporto né sul dossier del governo. E infatti il capo dell'MI6, Sir Richard Dearlove, ammette di sapere che si riferiva soltanto ad armi a corto raggio. Ma l'MI6 non lo comunica mai al primo ministro, né lo menziona sul dossier. La ritengo una omissione grave, che ha tratto in inganno molte persone. Dunque credo che si possa dire che è stato un grave errore del dossier. Ma gli errori non finiscono certo qui. Appena 12 giorni prima che il dossier venga pubblicato, Sir Richard Dearlove si fa consegnare personalmente le altre due nuove informazioni e si reca a Downing Street per ragguagliare il primo ministro. Per la prima volta, l'MI6 ha una spia che sostiene di aver avuto accesso diretto alla produzione di agenti chimici e biologici. Diventa noto come la nuova fonte in prova. Sir Richard lo definisce un progresso significativo. Anche se nel dossier la fonte non viene citata, le sue informazioni sono usate per confermare che Saddam possiede armi di distruzione di massa. La notizia aveva del clamoroso, l'equivalente di un'ultima ora, di quelle per cui un giornale bloccherebbe le rotative. E questo li ha portati ad agire in modo troppo impulsivo. Testimoniando di fronte alla commissione Chilcot, alcuni funzionari dell'MI6 si dichiarano molto scettici sulla nuova fonte in prova. La notizia viene strappata dalla telescrivente e portata di corsa al numero 10 con un po' troppa fretta rispetto a quanto sarebbe stato opportuno. Un altro la definisce solo un'illusione che prometteva la pentola d'oro alla fine dell'arcobaleno. Perché non hanno mostrato la notizia all'intelligence della difesa? Poteva valutare l'affidabilità della fonte. Perché era considerato rischioso. C'era una nuova fonte in prova e se fosse stata compromessa in qualche modo poteva andare perduta. Faccio molta fatica a credere che esistesse una particolare informazione alla quale potessero dare tutto questo affidamento. Tutto ciò mi ha reso sospettoso sulla fonte e su quello che stava accadendo. È stato un grave errore non mostrarla agli analisti. Certe informazioni andrebbero sempre mostrate a chi è in grado di valutarne la validità.
Inoltre, Sir Richard Dearlove racconta a Tony Blair una notizia ancora più importante. Sembra confermare le affermazioni di Curveball su laboratori biologici mobili. Mi è stato riferito espressamente di queste strutture mobili per la produzione di armi biologiche. Dunque, si trattava di un ulteriore elemento. Il capo dell'MI6 afferma che una delle loro affidabili spie, nome in codice Red River, ha saputo che l'Iraq ha sviluppato fermentatori biologici da trasportare a bordo di camion o su vagoni ferroviari. Il problema è che parla per sentito dire. Red River si basa su quello che ha sentito da qualcun altro che l'MI6 non ha mai incontrato. Inoltre, quel qualcun altro non ha mai sostenuto che i fermentatori hanno a che fare con armi biologiche. Non confermava affatto l'informazione di Curveball. Era solo complementare. Ciò dimostra che bisogna sempre sottoporre questi rapporti a dei tecnici esperti. Abbiamo chiesto a Sir Richard Dearlove di commentare, ma ha detto di non potere alla vigilia dell'imminente rapporto Chilcot. Il generale Sir Mike Jackson è il militare più anziano quando le truppe inglesi sono inviate a combattere una guerra presumibilmente giustificata da queste informazioni. Quello che so è che non sempre le fonti dell'intelligence raccontano la verità. Le presunte informazioni, prese per oro colato, si sono rivelate fasulle. Sembravano oro colato, ma non lo erano. Quando alla fine il tanto atteso dossier viene pubblicato, il primo ministro si precipita a informare il Parlamento che le verifiche dell'intelligence non lasciano adito a dubbi. Il suo programma sulle armi di distruzione di massa è attivo, dettagliato e in crescita. Il problema è che l'intelligence non ha tutte queste certezze, come gli analisti della difesa sospettano all'epoca. Non avevamo visto prove che lo confermassero senza ombra di dubbio. E ci preoccupava. Il programma di sviluppo di armi di distruzione di massa non è stato dismesso. In realtà è attivo tuttora. Si stava solo ipotizzando che ci fossero alcuni stock preesistenti e una certa ripresa nella produzione. Conclude che l'Iraq possiede armi chimiche e biologiche e che Saddam ha continuato a produrle. C'è stato uno sforzo continuo nel trovare informazioni che corroborassero certi desideri e posizioni preconcette. È in possesso di piani concreti e attivi per l'uso di armi chimiche e biologiche, che potrebbero essere attivate entro 45 minuti. Noi delle forze armate abbiamo trovato quell'affermazione sorprendente. Come ha reagito? Ero molto sorpreso. Avevamo espresso molte perplessità su quell'informazione e ritenevamo che fosse palesemente inconsistente. Come ha reagito alla frase sui 45 minuti? Beh, non avevamo quella particolare informazione. Il quadro che l'intelligence ci descrive è frutto di un lavoro effettuato negli ultimi 4 anni. È esauriente, dettagliato e autorevole. In realtà, le informazioni trasmesse al primo ministro sono accompagnate da una valutazione eloquente. Si legge: le informazioni rimangono limitate. Sono sporadiche e frammentarie. Queste valutazioni cruciali sulle informazioni sono del tutto assenti dal dossier governativo allo scopo di presentare al Parlamento e all'opinione pubblica un argomento convincente. Sembra che il governo non voglia dare adito a dubbi. Quelle valutazioni avrebbero dovuto essere presenti. Vede, a mio avviso, questo è stato un errore. Il dossier ha portato a credere che quelle informazioni, essendo confidenziali, fossero assolutamente degne di fede. Esistono altre informazioni, ricavate da fonti o con mezzi tecnologici, intercettazioni telefoniche e ambientali, ma delineano un quadro meno allarmistico. I critici di Tony Blair lo accusano di aver deliberatamente manipolato il dossier, omettendo le valutazioni dei tecnici e aggiungendo informazioni inaffidabili. Tony Blair ha mentito? No, non credo che avesse mentito. Credo che quando ha detto che pensava certe cose su Saddam Hussein stesse dicendo la verità. Ma a mio avviso
Non avendo evidenziato a dovere le valutazioni sugli elementi di prova, ha gonfiato il caso. Ma è proprio questa la ragione per cui molta gente è ancora indignata, perché il primo ministro li ha ingannati. Sì, ma credo che in difesa del primo ministro si possa dire che abbia ingannato se stesso. Lui e naturalmente l'insieme dei servizi segreti si sono tratti in inganno da soli. Quando il dossier viene pubblicato, all'invasione mancano appena 6 mesi. La macchina bellica degli Stati Uniti aspetta un segnale per intervenire. E ora l'amministrazione Bush è decisa a usare curveball per giustificare la guerra. La CIA è sempre più ansiosa di incontrarlo faccia a faccia. In un ristorante chic di Washington, Tyler Drumheller fa pressioni sul suo contatto nell'intelligence tedesca per arrivare a curveball. Eravamo buoni amici e abbiamo parlato molto. Alla fine ho detto... Ah, già che ci siamo, mi hanno chiesto di parlarti del caso Curveball. Si può arrivare a lui? È molto importante. E lui, lascia perdere, non ve lo fanno incontrare. Io gli ho risposto, ah, va bene. E lui ha aggiunto, guarda, è una fonte su cui non abbiamo alcuna conferma e che questo rimanga tra noi. Per quanto mi riguarda, mi sono occupato personalmente di questo caso. È probabile che sia un bugiardo. Il direttore della CIA sostiene che Drumheller non gli ha trasmesso né questo né altri avvertimenti. Poco prima del Natale 2002, il capo dell'intelligence tedesca, August Hanning, invia un messaggio personale al direttore della CIA, George Tenet, mettendolo in guardia sulle informazioni di Curveball. Non ci sono conferme. Vi prego di usare queste informazioni con cautela. Non sono confermate. E naturalmente era un'unica fonte. Un'unica fonte, gliel'abbiamo detto. Avete fatto abbastanza per avvisare gli americani, per mettere la CIA in guardia su Curveball? Sì, ma non erano nella situazione, nello stato d'animo giusto per ascoltarci. La CIA sostiene che il messaggio di Hanning non ha mai lasciato l'ufficio di Drumheller. George Tenet afferma di non aver mai ricevuto il messaggio del capo del BND. Invece sì. Ma ha detto di no. Lo ha ricevuto, glielo dico io. Sta insinuando che mente? Decida lei a chi vuole credere. Non le dirò che mente, dico solo che Tenet ha visto il cablogramma. Come sa che Tenet ha visto? Perché gliel'abbiamo mandato noi. Mi risulta che anche altri funzionari di alto rango non si ricordino di questi avvertimenti dell'ultima ora provenienti da Tyler Drumheller. Ho la più totale fiducia nell'integrità di George Tenet e di John McLaughlin, il suo vice. Tenet dice di non aver ricevuto il suo messaggio. Era indirizzato a lui personalmente, proprio a lui. Non riesco a spiegarmelo. Lei crede a George Tenet? Io credo sempre ai miei colleghi. Alla fine dell'anno, alla Casa Bianca o a Downing Street, nessuno dubita che la guerra sia imminente. Non credo che le armi di distruzione di massa fossero l'unica ragione dell'entrata in guerra. Quella decisione rientrava in un contesto strategico e, senza dubbio, aveva a che fare col clima ideologico prevalente a Washington. Ecco. Quindi la guerra sarebbe scoppiata comunque? Ritengo che gli Stati Uniti fossero decisi a regolare i conti col regime di Saddam Hussein. Infine, salta fuori un'ultima informazione che potrebbe fermare il conflitto. Incredibilmente, la fonte è il capo dell'intelligence irachena, Tahir Abush al-Tikriti. Il fante di quadri del famigerato mazzo di carte americano. 3 mesi prima della guerra, un funzionario dell'intelligence britannica incontra Habush in Giordania. Ci risulta che l'uomo racconti all'MI6 che Saddam non dispone di armi di distruzione di massa attive, lo stesso messaggio fatto pervenire dal ministro degli esteri iracheno pochi giorni prima che il dossier britannico venga pubblicato. Ma non è ciò che Londra e Washington vogliono sentirsi dire.
Hanno ignorato sin dall'inizio a Bush e le altre fonti. Presumo perché pensavano che facessero propaganda e comunque stonavano col resto. Invece hanno accettato le informazioni di Curveball senza fiatare perché confermava la loro versione dei fatti. Ha avuto informazioni sull'incontro in Giordania tra l'MI6, il Secret Intelligence Service, e a Bush? Se ne parlava nel fascicolo che ha ricevuto dall'intelligence? Abbiamo scoperto che era inserito nelle carte che abbiamo ricevuto. Intende che l'ha scoperto dopo l'evento? Dopo l'evento, sì. Come mai non è stato scoperto quando lei e i suoi colleghi avete esaminato la documentazione dell'intelligence? Ecco, non riesco a spiegarmelo. Ritengo che quella sia stata una lacuna della nostra indagine. Ma quando abbiamo chiesto notizie, ci hanno risposto che non era un fatto molto significativo. Perché l'MI6 lo riteneva un depistaggio da parte di Saddam. Inoltre, l'inchiesta di Lord Butler ignora anche il ruolo del ministro degli esteri iracheno. Era al corrente che la CIA aveva reclutato come fonte il ministro degli esteri iracheno? No. Pensavo che vi avessero informato della circostanza. Ecco, se l'MI6 ne era al corrente, avrebbe dovuto informarci. Il ministro degli esteri dell'Iraq e il capo dell'intelligence irachena sono le fonti più attendibili a disposizione dei servizi occidentali. Se l'MI6 e la CIA riuscissero a convincere Blair e Bush dell'affidabilità delle loro informazioni, forse Gran Bretagna e Stati Uniti non scenderebbero in guerra. Ma a questo punto, probabilmente, il dado è ormai tratto. Il mese prima dell'invasione, nonostante i dubbi crescenti, le informazioni di Curveball stanno per essere rese pubbliche. Il segretario di Stato americano Colin Powell si appresta a fare un discorso epocale alle Nazioni Unite. Tyler Drumheller sostiene che gli hanno fatto controllare la bozza. In quel discorso c'era un sacco di materiale di Curveball. Ho chiamato il mio diretto superiore, il vice direttore delle operazioni, e lui ha detto verifica con McLaughlin, che all'epoca era il vice direttore dell'agenzia. Ho detto guardi, c'è un problema, non dovremmo usare questa roba. Questo discorso è pieno zeppo di informazioni fornite da Curveball. Anche McLaughlin, proprio come Tenet, sostiene di non ricordare queste sue parole. Lo so, va bene. Non è successo. Sì, invece. Quindi... Qualcuno di voi non sta dicendo la verità. Io la sto dicendo. La notte prima del discorso, Colin Powell e George Tenet sono chiusi in una camera d'albergo a New York con i loro principali collaboratori. Sono rimasto col direttore Tenet fino a circa le 2 del mattino. L'atmosfera era pesante. Conoscevamo la posta in gioco e sapevamo che non bastava fare un buon lavoro. Doveva essere perfetto. Prima di tenere il discorso, Colin Powell ha verificato con voi le informazioni che aveva ricevuto sulle armi di distruzione di massa? Non soltanto ci ha chiesto se quelle informazioni erano affidabili, ma lo ha fatto diverse volte. Sapeva cosa c'era in gioco. Ero a casa, mia figlia risponde al telefono e dice «Papà, è il signor Tenet». Era George che chiamava dalle Nazioni Unite e fa «Siamo stanchissimi, siamo in piedi da 72 ore». Voleva il numero di un funzionario dell'MI6. E prima di agganciare ho detto, capo, si assicuri che quel rapporto tedesco che abbiamo inserito non venga usato. Quel rapporto ha molti problemi. E lui ha detto, sì, tranquillo, è tutto sotto controllo. George Tenet non ricorda che lei abbia detto queste parole. Ecco, io sì. Guardi, uno di noi sta mentendo e io sono sicuro di quello che dico. Tutte le affermazioni che farò oggi sono confortate da fonti, fonti solide. Queste non sono congetture. Quello che vi stiamo dando sono fatti e conclusioni basati su informazioni affidabili. Per ironia della sorte, l'uomo che presiede la sessione delle Nazioni Unite è Joschka Fischer, il ministro degli esteri tedesco. E Fischer sa che ci sono molti punti interrogativi su Curveball. Colin Powell ha detto che quelle informazioni erano vere. E noi sappiamo... che l'unica cosa vera è che né Colin Powell né noi possiamo dimostrare che sono vere. Può essere la verità, ma può anche non esserlo. La fonte è un testimone oculare, un ingegnere chimico iracheno che si occupava di una di queste strutture.
Questa persona era presente durante la produzione di un agente biologico. Colin Powell ha detto che lei, ecco, Powell ha parlato di una fonte che era presente durante la produzione di un agente biologico. Era presente? No. È stato anche sul luogo dove nel 98 è avvenuto un incidente. 12 tecnici morirono per l'esposizione ad agenti biologici. Era presente sul posto? No. Durante l'incidente? No. Abbiamo descrizioni di prima mano, di fabbriche di armi biologiche che si spostano su ruote o su rotaie. Lei dice che ha fornito dei disegni... Sì. ...dei laboratori biologici mobili. Sì. Se li ha inventati? Sì. E inoltre... ha fatto un modello, ha costruito un modello sì. di questi camion. Sì. E si è inventato tutto? Sì. Ho acceso la TV nel mio ufficio e lui legge, ed è tutta roba di curveball. Ho detto, un momento. Non soltanto ha letto la roba di curveball, ma ha mostrato dei disegni. Delle immagini, sì. Con laboratori biologici mobili. Ho pensato che fossero stati disegnati sulla base delle affermazioni di Curveball. Non era vero niente? No. Erano tutte bugie? Sì. Le sue testimonianze oculari di queste strutture di produzione mobili sono state confermate da altre fonti. Un maggiore iracheno, un disertore, ha confermato che l'Iraq possiede laboratori mobili per la ricerca biologica. Si tratta della seconda spia che ha ingannato il mondo, il maggiore Mohammed Harith. 7. Ma inesplicabilmente nessuno ha detto a Colin Powell che 9 mesi prima il maggiore Harith è stato considerato ufficialmente un bugiardo. Era curveball. Il bugiardo. La guerra in Iraq era fondata su menzogne. Col tempo, le menzogne vengono a galla. 3 giorni dopo la presentazione di Colin Powell, gli ispettori dell'ONU, ora rientrati in Iraq, visitano il sito dove Curveball sostiene di aver visto i laboratori biologici mobili. Che cosa avete trovato? Un bel po' di granaglie. Tanto frumento. Un sacco di... un bel niente. Abbiamo descrizioni di prima mano di fabbriche di armi biologiche che si spostano su ruote o su rotaie. L'edificio era polveroso, estremamente polveroso. E c'erano vecchie carcasse di equipaggiamento sconosciuto che nessuno potrebbe aver usato per la produzione di armi biologiche. E il muro alto 2 metri che bloccava l'entrata del magazzino è ancora lì. Non saprei dire quando era stata l'ultima volta che qualcuno era stato lì dentro, ma io ero il primo da un bel po'. Era chiaro che non era stato usato da molto tempo e di sicuro non per la produzione di armi biologiche. Dunque a quel punto ero molto deluso. Mentre crescono i dubbi sulla consistenza delle tesi dell'intelligence, 1 milione di dimostranti sfilano per le strade di Londra per esprimere la loro opposizione all'imminente invasione. Tony Blair rimane irremovibile. Questo non è il momento di esitare. Questo è il momento in cui questa Camera, non solo questo governo o questo primo ministro, ma questa Camera deve dare l'esempio, dimostrando che siamo pronti a batterci per ciò che è giusto. La notte seguente, la guerra ha inizio. Nel giro di poche settimane, il regime di Saddam viene rovesciato. Dopo la fine della guerra e la caduta di Saddam, l'MI6 e la CIA setacciano il Medio Oriente nella speranza di rintracciare i loro preziosi agenti. Sperano di confermare la loro affidabilità e di scoprire qualcosa di più sui nascondigli delle armi di distruzione di massa. Le armi non si trovano. Come non si trova nessuna conferma alle fonti di supporto su cui l'MI6 ha fatto affidamento. Le 2 informazioni fondamentali dell'ultimo minuto che il capo dell'MI6 ha consegnato personalmente a Tony Blair si rivelano inconsistenti. La nuova fonte in prova viene giudicata inaffidabile. Red River effettua la prova della macchina della verità e non la supera. E soprattutto la controversa teoria dei 45 minuti viene ritrattata. In
Inoltre, l'MI6 riesce a rintracciare una fonte in una piccola cittadina della Giordania. È un tassista che dichiara di aver sentito dei generali iracheni parlare di armi di distruzione di massa sul retro del suo tassì. L'ennesima conferma dell'inconsistenza di buona parte delle informazioni. È soltanto a un anno dall'invasione che la CIA riesce a incontrare Curveball. È presente anche un agente dell'MI6. Alla fonte viene mostrata una foto satellitare del sito dove avrebbe lavorato. Non somiglia affatto alla sua descrizione. Ha risposto: l'hanno manipolata. L'agente ha ribattuto: no, non è manipolata. Allora Curveball ha detto: da adesso non parlo più, e non ha più aperto bocca. Mentre se ne andava ha detto ai tedeschi: ve lo dicevo che era un errore. È l'ultima cosa che gli ha detto. E qual era l'opinione del funzionario della CIA che ha condotto l'ultimo interrogatorio? Mi ha subito chiamato. Mi ha chiamato subito dopo su una linea sicura. E mi ha detto: questo tizio si sta inventando tutto. Ha detto così: secondo me è tutto inventato. La CIA dichiara ufficialmente che Curveball è un bugiardo. Una settimana dopo, il suo direttore George Tenet si dimette. Grazie a voi la nostra nazione è più sicura. Grazie a voi il tiranno è caduto e l'Iraq è libero. Il presidente Bush ha dichiarato che il più grande rammarico della sua presidenza è stato il fallimento dell'intelligence in Iraq. La pressione ideologica delle fazioni all'interno dell'amministrazione Bush ha costretto i servizi di spionaggio a oltrepassare certi limiti. Credo che la definizione selezione accurata sia quella più calzante. C'è stato uno sforzo costante nel trovare informazioni che corroborassero certe posizioni preconcette. Al governo sono subito pervenute informazioni scadenti. Molte altre, invece, non sono arrivate affatto. Sono state completamente ignorate. Quando la gente ripenserà a questo momento, a questo conflitto, ritengo con tutta onestà che lo ricorderà come uno dei momenti fondamentali del nostro secolo. Il primo ministro britannico ha espresso il suo profondo rammarico per le vittime causate dalla guerra. Più di 4.000 soldati inglesi e americani e circa un centinaio di migliaia di iracheni sono morti. Ma della decisione di entrare in guerra, Tony Blair non si è mai pentito. Abbiamo richiesto un'intervista all'ex premier, ma ci hanno risposto che era troppo occupato. In varie fasi molte persone sono state ingannate o si sono ingannate. Tuttavia, ritengo che si sia trattato di errori commessi in buona fede. Errori che hanno spinto non soltanto i servizi di intelligence inglesi, ma quelli di diverse nazioni del mondo a trarre delle conclusioni che si sono rivelate false. Ma probabilmente quella che è stata ingannata più di ogni altro è l'opinione pubblica inglese. Sì, credo sia vero. Hanno tutti i motivi di pensarlo. A 11 anni dall'invasione dell'Iraq, paghiamo ancora le conseguenze per le menzogne delle spie che hanno ingannato il mondo. Il problema è che siamo entrati in guerra con l'Iraq per una bugia. Una bugia che si è inventato lei. Sì,